Pier Ferdinando Casini, buongiorno. Buongiorno. Il nome del simbolo, perché? Beh, il nome del simbolo non mi piace, devo dire la verità. È una cosa che mi è stata imposta dal partito, da Cesa e dalle agenzie. Perché hanno spiegato che oggi nella politica moderna il leader deve esporre il proprio nome per rendere visibile e riconoscibile il simbolo. A me piace un partito normale, infatti io in questo partito non ho neanche incarichi, non sono leader a vita come Berlusconi nel suo, non ho nessuna elezione salvo essere membro del partito, iscritto, militante. Ho accettato a malincuore questa cosa perché sogno una politica normale in cui prima viene il partito, prima viene la gente e poi viene il leader. Il leader è la conseguenza. Allora accettiamo questo assist, una politica normale. Allora per l'Europa innanzitutto che cosa? Per l'Europa innanzitutto i cittadini italiani voteranno con le preferenze, non è una rivoluzione da poco, il Presidente del Consiglio dichiara che il Parlamento è un ente inutile, io lo avevo già capito che questa è la sua opinione del Parlamento, infatti a vedere chi ha mandato in Parlamento si capisce bene. Il problema è che noi abbiamo, grazie a questo grande lavoro, restituito la sovranità al popolo consentendogli di votare con le preferenze. Questo per noi è un elemento importante perché c'è il popolo, ci sono i parlamentari, c'è il leader, non c'è il popolo e il leader e basta. I parlamentari devono fare il loro lavoro, ma soprattutto devono essere al Parlamento europeo, in quello nazionale, non perché scelti dal capo, ma perché scelti dalla gente. Questa è la prima cosa. Scusi, non c'entra con l'Europa, ma c'entra con la qualità della politica. In Europa, l'Europa ci sono tante cose, l'Europa è quella che ci può dare risposte sui temi emergenziali, penso all'energia, penso all'immigrazione clandestina, sono due grandi questioni che non possiamo affrontare da soli senza l'Europa. Il governo si è mosso bene o male sull'immigrazione clandestina? Si è mosso in modo un po' confuso, non so ancora dire se bene o male, ma confuso. Il governo sull'immigrazione clandestina ha fatto come su tutto spot, propaganda, ma questi sono questioni terribilmente serie. Quando, e non è tanto il discorso dei respingimenti, ma è il discorso di coinvolgere l'Europa. Berlusconi dice sempre che in Europa contiamo tanto, che siamo i trainanti, però evidentemente l'Europa ci ha lasciato sola, la nostra capacità di trainare l'Europa è stata equivalente allo zero. Le frontiere italiane sono Europa, quando un disperato arriva a Lampedusa arriva in Europa. Ora questa è una grande questione europea che va affrontata coi paesi rivieraschi, con l'Unione Europea e ONU in concertazione, che abbiamo un ministro della difesa che offende l'ONU, che dichiara guerra all'ONU, ma non ha proprio il senso del livello istituzionale che occupa, crede di essere al bagaglino, ma qua stiamo facendo delle cose serie, la politica è una cosa seria, le istituzioni vanno rispettate. L'Europa, l'immigrazione, la crisi economica che forse non è ancora dietro le nostre spalle, anche se ci sono segnali di miglioramento. Però poi a guardare i giornali, anche i nostri giornali, non è una critica a nessuno, tutto si concentra su le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e le repliche più o meno dure. Perché? Perché c'è un teatrino della politica che è quello che allontana la gente. Io credo che il Presidente del Consiglio non vada incalzato su altri temi che non siano quelli del rendiconto di quello che ha fatto. Ha parlato di quoziente familiare e non se ne... anche perché... Scusi, dice no alla società multietnica, ma non si pone il problema che gli italiani non fanno figli, è una grande questione politica. Le donne sono lasciate sole, debbono lavorare come gli uomini, accudire i figli, sistemare la casa, e il risultato di tutto questo è che i servizi sociali nelle grandi città ci sono se si paga, non gratuitamente. Allora, o lo Stato fa una grande operazione di investimento per la famiglia e la natalità riprende, allora forse anche le frasi... Come in Francia. Come in Francia, esattamente come in Francia. Lei è stata in Francia, sa bene che in Francia erano ancora più bassi che in Italia, oggi ci hanno largamente sopravanzato. Dunque, quoziente familiare non si fa niente, per il ceto medio nulla, per rese chiacchiere. Su queste cose va incalzato Berlusconi, non sulle cose che lo rafforzano perché vivificano una contrapposizione su cui lui sguazza. Ma lei crede che ci sia una congiura dei giudici contro il Presidente del Consiglio o di una parte dei giudici contro il Presidente del Consiglio? Ci sono stati momenti in cui i giudici si sono interessati a Berlusconi, altri imprenditori, se non fossero scesi in campo, forse avrebbero avuto lo stesso trattamento, ma comunque i suoi problemi con Lodo Alfano li ha risolti tutti, per cui per favore non ci parli più dei suoi problemi, parliamo di quelli degli italiani che mi sembra siano un pochino più importanti dei suoi, anche perché francamente con tutta la comprensione possibile non mi sembra che sia
proprio inguaiato fino al collo. Per quanto riguarda l'informazione, ci sono due verità contrapposte. Da una parte chi teme che Berlusconi abbia troppo peso nel mondo dei media, dall'altra parte lo stesso Berlusconi dice i giornali sono tutti contro di me. La verità? La verità è che c'è, no, la verità non sta in questo caso nel mezzo. Io sono un uomo mediano, dico sempre che le cose stanno in mezzo, ma qua la verità sta da una sola parte, che non c'è mai stata un'occupazione così forte della televisione pubblica e privata come oggi, anche per la coincidenza di proprietà di Berlusconi, e i giornali sono tutti naturalmente in condizioni di subalternità psicologica a chi sta governando, per cui Berlusconi può avere tante ragioni, ma per favore non evochi la stampa contro di lui, perché fa scappare da ridere tutti, anche i bambini dell'asilo. Torniamo alla crisi, non è risolta. Lei quanto darebbe se dovesse dare un voto alle iniziative prese dal ministro Tremonti finora? Non è stato tra i peggiori attori di questa crisi, perché ha cercato di limitare i danni, di stringere i cordoni della borsa, ma erano altri dicasteri che dovevano passare dalle parole ai fatti. E comunque non do certamente la sufficienza a Tremonti, perché sui temi degli investimenti e delle pensioni, secondo me questi sono temi raccordabili. Cioè, noi per essere credibili col debito pubblico che abbiamo dobbiamo avere il coraggio di affrontare il nodo previdenziale. Il nodo previdenziale ci liberalizza risorse importanti, penso ad esempio al grande tema delle infrastrutture, poi bisogna avere il coraggio di fare la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e la Lega impone lo stop. La realtà, Mineo, è una sola. Questo è un governo a direzione leghista. Berlusconi chiacchiera, la Lega comanda. Questa è una realtà su cui credo tutti gli italiani, anche quelli di centrodestra, devono fare un po' una riflessione serena. Casini è stato presidente della Camera e dell'attuale presidente della Camera, che giudizio dà? I predecessori devono sempre dare ai successori giudizi positivi, oppure non darli.